Mio padre ha questa etichetta, la prima volta che l'ha fatta, l'ha messa sull'annata 95 o 96 del Barolo. È diventata pubblica quando è stata esposta nella vetrina di questa enoteca di Alba, nella via principale, ed era durante la campagna elettorale nel 2001, quando candidati erano Berlusconi per il centrodestra, Rutelli per il centrosinistra. E allora è passato un simpatizzante di Forza Italia, ha visto questa etichetta in questa vetrina ed è andato a fare denuncia ai carabinieri perché è stata interpretata, invece di essere interpretata come un'etichetta su una bottiglia con la firma del produttore, dove il produttore dice non mi piacciono le no barricche, no Berlusconi, ossia non mi piacciono le barricche, non mi piacciono i Berlusconi, è stata interpretata come un manifesto elettorale, per cui in quel periodo della campagna elettorale avrebbe dovuto essere appeso, non in una... Non essere presente nella vetrina di un negozio, ma doveva essere appeso negli appositi spazi, questi tabelloni che sono esposti nelle varie piazze o ecco, delle città. E quindi è andato dai carabinieri, ha fatto denuncia, poi i carabinieri con un gran rumore sono arrivati in questo negozio. Insomma, se forse avessero fatto le cose con più silenzio e discrezione, questo fatto non sarebbe stato così eclatante. Invece loro sono arrivati con le volanti in via Maestra, dove è zona pedonale, sono andati da questo notecare, praticamente hanno fatto uno steso verbale e l'hanno costretto a ritirare la vetrina, la bottiglia dalla vetrina. Mio padre con la sostituzione di questa etichetta ha risposto con un'altra che è stata messa sempre in vetrina, su cui c'era una striscia trasversale con su scritto censura.